Nel cuore di Milano sbarca Spazio Campagna, una vetrina permanente da 500 metri quadrati a due passi dal Duomo, dove verranno ospitate le eccellenze regionali e promossi eventi per valorizzare il territorio. Negli ex locali della Banca Nazionale dell'Agricoltura, insieme con i tantissimi ospiti, i presidenti della Regione Campania e della Regione Lombardia hanno espresso la loro soddisfazione nella collaborazione tra i due territori, simbolo di riconosciuti primati internazionali. Milano è oggi l'unica realtà veramente internazionale del nostro paese e dunque collochiamo questo spazio che sarà occupato dalle nostre eccellenze campane nel luogo più dinamico d'Italia che oggi è Milano e dunque è un atto di rispetto e di ammirazione per Milano dove noi ci presentiamo a testa alta, noi siamo un altro sud. Siamo un sud che accetta la sfida dell'eccellenza. Siccome Milano è stata ed è la capitale morale dell'Italia, credo che non avremo difficoltà a confermare insieme il valore sacro dell'unità nazionale. Incassati i complimenti del presidente De Luca, la replica del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Lombardia e Campania sono due eccellenze del nostro paese, quindi se collaborano possono fare solo cose belle. Il progetto, nato da una partnership tra Regione Campania e Union Camere, permetterà ai produttori di presentare le loro eccellenze in vista degli eventi nazionali e internazionali. Avremo quindi l'opportunità di presentare il nostro patrimonio artistico, archeologico, culturale, paesaggistico, nonché la nostra manifattura, soprattutto quella più innovativa, soprattutto quella più tecnologica. E in rappresentanza degli stakeholder, all'inaugurazione di Spazio Campania è intervenuto anche lo stilista Santo Versace. Quando Napoli era capitale della città metropolitana, New York non esisteva, non c'erano le altre neanche, erano piccoli villaggi. Quindi poi Napoli è, dopo Reggio Calabria, la più bella città del mondo.